Bene, quarta parte di Polifemo, come già annunciato nella precedente parte, ora è un momento dedicato al, una ventina di minuti dedicati appunto al concertone del primo maggio, un momento importante che veramente ha reso Taranto protagonista a livello nazionale. Il valore di questo concerto è comprensibile, facilmente comprensibile, non è solo un evento musicale, ma è un evento che si tinge di sociale, si tinge di battaglie ambientali. Beh, ad intervistare, a raccogliere gli umori della piazza, a ricevere il messaggio degli artisti presenti, per questa funzione ho voluto designare una new entry, Raffaella Portulano, che è una nostra un punto di riferimento, una componente importantissima del nostro staff, e Raffaella Portulano ha appunto voluto sentire, dicevo, come detto, gli umori. Beh, io devo dire che come esordio, l'ho già detto, quello di Raffaella Portulano è stato davvero eccezionale, quindi chiaramente è un inizio di un ruolo che, devo dire, Raffaella ti calza a pennello. Sentiamo i contributi di Raffaella Portulano e le interviste successive. Buonasera, siamo qui alla quarta edizione del concerto Primo Maggio Taranto edizione 2016. C'è comunque una grande affluenza anche quest'anno. Passiamo ad intervistare qualche ragazzo che è qui nel pubblico in attesa di intervistare un po' di ospiti dietro le quinte. Salve! Oh, dai, Francesco, da Bulzano, provincia di Taranto. Che lavoro hai fatto fino ad oggi? Un po' di tutto, ho lavorato con mio padre in carrozzeria e altri lavoretti, però ora sto aspettando il lavoro, insomma. Aspettando? Lavoro. Capito, in che senso lo stai aspettando? Non ti piacerebbe aprire qualcosa di tuo, intraprendere una carriera in privato? Di mio, di intraprendere qualcosa tramite aziende, ditte, eccetera, eccetera. Ho capito, ma tu sei contento di vivere in questa terra industrializzata che ci sta inquinando? Sì, sì, sto bene, insomma, anche se non sono scontento di quello che ci offre, anche se un po' di lavoro in più non farebbe male, sinceramente. Certo, grazie. Io da dove vieni? Da Carosino. Lavoro. Che lavoro fai? Sono un insegnante d'asilo in un asilo privato. E ovviamente sappiamo che qui gli stipendi sono un po' bassini. Non ho capito. Gli stipendi sono un po' bassi, purtroppo. Ho capito, comunque lavori. Sei contenta della tua terra? Della terra sì, ma della gente e di quello che ha fatto la gente in questa città no, purtroppo. Che intendi per la gente? Parli dell'industria, dell'inquinamento? Delle industrie, perché in ogni famiglia c'è almeno un malato di tumore. E certo. Aumentano ogni anno piccoli tumori, ma che portano distruzione, insomma, nelle famiglie, soprattutto i padri di famiglia che purtroppo si sono costretti o a non lavorare o purtroppo a morire per lavoro. Certo, certo. Quali alternative proporreste per produrre un'economia più pulita, più sana per questa città? Nuovi aiuti statali per produrre nuove aziende. Alla fine anche io sono un piccolo artigiano, però l'unica cosa che ci riconosce... Cosa realizzi? Faccio il fabbro, quindi opere in ferro. Quindi cancelli, recinzioni, queste cose qua. Però il problema più grosso... Quindi tu richiederesti dei finanziamenti da parte dello Stato per promuovere attività alternative, di economia alternativa in questo territorio? In realtà esistenti, per aiutarle, perché alla fine l'unica cosa che ci riconosce lo Stato sono i debiti. Quindi quando arriva Equitalia, quando arrivano cartelle, queste cose qua, quando invece aiuti sostanziali non ne arrivano mai. Sì, vengono da tutta Italia perché probabilmente si sono resi conto che l'1 maggio Taranto è un moto rivoluzionario che poi riguarda tutto il paese. Taranto è specchio di tutto il nostro bellissimo paese, in cui però ci sono realtà difficili per le quali bisogna lottare. Quali
sono state le difficoltà organizzative all'interno di questa manifestazione? È molto semplice, questa manifestazione è davvero organizzata e realizzata dal basso, quindi coloro che lavorano gratuitamente, lo sottolineo, sono cittadini, operai, non c'è nessun grande organizzatore di concerti, ci sono ovviamente dei tecnici, dei professionisti. Eccetera. Sarebbe opportuno per la prossima manifestazione coinvolgere ancora di più la cittadinanza? Sì, è importante che la cittadinanza capisca questa cosa qui e che il loro supporto è fondamentale affinché i riflettori rimangono accesi sulla realtà di Taranto. Puntati sicuramente non su una kermesse musicale, ma su una motivazione sociale più valida e più forte. Sì, la musica è solo un grande amplificatore che permette alle nostre voci di arrivare il più lontano possibile. La vera novità è che probabilmente la gente comincia a capire che è importante esserci davvero e quindi riescono ad essere centinaia di migliaia anche sotto la pioggia. Ora per fortuna ha smesso e speriamo continui così, però siamo davvero tantissimi. Grazie. E quindi questa lotta noi la portiamo avanti e la porteremo sempre avanti finché non si risolve la situazione. La musica serve a questo, a unirci anche tra di noi e a combattere sempre perché i bambini non muoiono più qui a Taranto come in altre città. Non c'è solo Taranto in Italia, ci sono delle realtà pazzesche come Cela, come Chirra in Sardegna, dove c'è il poligono militare, dove si muore per l'amianto, dove si muore per i proiettili al lunario impoverito. E l'Italia ha bisogno di pulizia mentale e pulizia veramente nel cuore. Soprattutto mi rivolgo, lo ridico, ai politici. A me non mi interessa chi sta al governo, mi interessa che si risolvano le cose. La cultura serve a questo per me. Io ho sempre fatto questo lavoro perché ho fatto l'operaio per 15 anni ed ero stufo di vedere gli operai trattati così, massacrati, come diceva Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico. E allora questo figlio unico deve diventare fratello di tutti perché si possano risolvere tante situazioni contro lo sfruttamento anche degli operai, mal pagati, sfruttati, derubati, per vedere poi i conti di questi sporchi, maledetti affaristi a Panama. E non se ne può più, questa gente deve morire, deve sparire. Siamo qui con la signora Simona Fernandez Cascetti dell'associazione Salam. Sì, buonasera a tutti quanti, grazie di averci invitato in questa occasione. Io vorrei dirvi una cosa in particolare, che oggi 1° maggio in Iraq c'è stata una rivoluzione pacifica dove praticamente per la prima volta il Partito Comunista e il Partito Socialista iracheno hanno buttato giù praticamente il governo facendo una rivoluzione di popolo, quindi credo che da parte nostra di Salam è una giornata importante il 1° maggio anche per questo. I giornali non ne hanno parlato per niente e credo che in un'occasione come il 1° maggio a Taranto invece sia una cosa importante. Perché come qui la piazza è stata ripresa dalla gente, in Iraq c'è un movimento per la ripresa del potere da parte della popolazione. È opportuno porre l'accento sicuramente sull'idea che l'umanità tutta dovrebbe essere unita di fronte a temi importanti quali la salute e il diritto alla vita e il diritto al lavoro. Siamo qui per questo, perché nell'ottica di questi principi appunto inviolabili come il diritto alla vita, alla salute e al lavoro, abbiamo pensato infatti in questa manifestazione di non unirci soltanto nel nome di una kermesse musicale, ma piuttosto di parlare di argomenti forti quali l'immigrazione, la difesa del diritto alla salute e del diritto al lavoro. In quest'ottica sicuramente di promozione del territorio per avere delle economie alternative sulle stesse e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nella nostra città vecchia, so che a questo proposito state portando avanti quello che è il progetto Quell'angolo di mondo. Ce ne vuole parlare? Sì, Quell'angolo di mondo nasce dall'idea di utilizzare i migranti che hanno un bagaglio conoscitivo di lingue molto più ampio di quello che normalmente appunto noi abbiamo e pertanto di metterli all'interno del contesto di Città Vecchia a conoscere e studiare la storia di Taranto e il suo patrimonio artistico e culturale, traducendolo in quelle che sono le lingue parlate da loro, quindi l'inglese, francese, russo, arabo e farsi, con la volontà appunto di far sì
sì che il patrimonio sia fruibile anche dai turisti, e i turisti si trovano oggi come oggi un pacchetto multilingue, multimediale, che è stato fatto dai migranti, quindi un traguardo importante. I ragazzi si sono confrontati con Taranto, l'hanno conosciuta nel suo cuore, cioè in Città Vecchia, si sono confrontati con i pescatori piuttosto che con gli anziani, che gli hanno raccontato qual era la vita nel passato. Quindi c'è uno scambio culturale che arricchisce entrambi. Sì, soprattutto perché loro hanno scoperto delle tipologie, ad esempio di pesca come le nasse, che sono simili a delle cose che utilizzano loro in Africa, hanno delle forme differenti, dei nomi differenti, ma il concetto è quello, quindi riscoprirsi anche simili e uguali sotto certi aspetti, e soprattutto la volontà di far conoscere Taranto dai migranti, facendo sì che si sviluppi anche un turismo sostenibile, che tenga conto delle piccole realtà come può essere il pescatore di Città Vecchia piuttosto che l'artigiano, e questo fatto proprio tramite i migranti, quindi un'apertura al turismo fatto da quelle persone che normalmente il populismo dice essere quelli che rubano il lavoro. No, assolutamente, soprattutto in Città Vecchia loro creano il lavoro. I pregiudizi sicuramente non aiutano nella crescita in nessuna società. No, assolutamente. C'è da dire che però Taranto in linea generale, a parte le solite persone note, no, che tra l'altro hanno chiesto la chiusura del centro interculturale, perché cioè, la nostra grande fatica, tutti questi progetti, a un certo punto in comune c'è stata una mozione per la chiusura del centro interculturale portata avanti dalla destra, ma che comunque è stata avallata. Al di là di quello che è un orientamento politico, perché questa sera non siamo qui per parlare di politica sicuramente, perché questa manifestazione non conosce colore questa sera, conosce soltanto la difesa dei principi, dei diritti inviolabili, la vita, il lavoro, il diritto alla salute, quali sono comunque gli altri progetti che Salam porterà avanti anche nell'ottica di un arricchimento del territorio e dei cittadini tarantini, con chiaramente un'informazione che può provenire da questi ragazzi, da questi migrati ai cittadini tarantini in interscambio? Allora, intanto il centro interculturale nasce proprio con questa finalità, cioè un luogo dove per esempio i ragazzi migranti insegnano le loro lingue, l'inglese, il francese e l'arabo, in maniera gratuita agli italiani, e gli italiani insegnano l'italiano ai migranti, oppure c'è il corso di... Questo è bellissimo sia da un punto di vista dell'istruzione, dell'arricchimento del bagaglio culturale, ma soprattutto da un punto di vista umano. Sì, perché c'è uno scambio vero e proprio, loro si confrontano con le persone, quindi non solamente con noi che ci occupiamo di accoglienza, ma con la città. C'è il corso di danza del ventre, dove non si insegna semplicemente a ballare, ma si spiega il concetto che c'è dietro a una danza che per molti è una danza erotica, invece nasconde un modo, un simbolismo, e quindi confrontarsi con questo. Vedo che ci sono parecchi argomenti, avrò piacere comunque ad averla qualche altra volta con noi per parlare in maniera più approfondita di queste tematiche così interessanti. La ringrazio, buona serata. Grazie a voi. Grazie. E se fossi un dirigente, se fossi al potere, oddio, la domanda forse potrebbe essere più semplice. Io mi limito a raccontare la vita come posso. So che oggi sono qua e lo faccio per loro, comprendo benissimo le motivazioni che spingono queste persone a stare sotto al palco, e come ho cantato questa sera, che siate duri per vivere, è importante resistere e credere in queste motivazioni qui, perché prima o poi le cose cambieranno, e anche quando lo Stato fingerà di essere sordo, voi cantate la vostra canzone più forte, il vostro cavallo di battaglia, che arriverà alle orecchie giuste, e riusciremo a cambiare insieme. L'emozione è fortissima, ma perché è inevitabile, l'energia che sprigiona questo pubblico è gigante, immensa, e quindi quando sali sul palco, io la prima cosa che sono riuscita a dire è stata Taranto per un minuto, e poi chiaramente la musica ha fatto il suo compito. Il compito della musica è lanciare un messaggio. Io mi limito a raccontare storie di vita, spesso di coraggio, altre volte d'amore, e nulla di trascendentale, semplicemente vita. E nel mio piccolo sono riuscita a lanciare un po' di coraggio,
spero insomma che questo messaggio sia stato accolto. Salutiamo Vincenzo Fornaro che è qui con noi questa sera. Siamo sempre stati vicini a quest'uomo e lui è vicino a noi questa sera e lo ringraziamo per questo. Vincenzo, ricordiamo, è un allevatore da 3 generazioni, imprenditore e proprietario di una masseria nei pressi appunto dell'Ilva, che ha subito dei gravissimi danni negli anni scorsi. Ricordiamo l'abbattimento del pascolo delle pecore e quindi per l'inquinamento da diossina. Vincenzo, dal 2008 al 2016 cosa ritiene sia cambiata della situazione, cambiato della situazione globale sia di Taranto e nel tuo caso specifico cosa è cambiato? Sicuramente rispetto al 2008 c'è molta consapevolezza in più, tutta la cittadinanza ha preso coscienza dei reali problemi ambientali che affliggono questa città. Io ricordo nel 2008 pochissime persone si erano rese conto di quello che stava accadendo e addirittura tantissimi addirittura non addebitavano la responsabilità allo stabilimento Ilva di Taranto. In un momento ti sei sentito solo? Beh, inizialmente sì, una buona parte della città no, tranne quelle associazioni che hanno lottato dall'inizio, tipo Peace Link, Fondo Antidiossine, Donne per Taranto e tanti altri. Nel 2008 erano pochissime le persone che effettivamente combattevano questa battaglia. Mi sono sentito abbracciato da loro, però oggi invece c'è una grande consapevolezza, si può parlare tranquillamente, la popolazione è a conoscenza del problema dell'inquinamento, sta cercando tutta insieme e stasera ne è una dimostrazione, cioè vedere tante persone anche non più giovanissime questo evento rende l'idea di come sia cambiata la percezione degli eventi durante questi 8 anni, quindi sicuramente è stato fatto un balzo in avanti nella cittadinanza. È chiaro che la politica di contro non ha risposto ai voleri della cittadinanza, fa di tutto per continuare a tutelare gli inquinatori, una produzione inquinante che continua ad ammazzare questa città e non viceversa a tutelare. È cambiato quindi la coscienza dei cittadini, delle persone, della gente? Esatto, esatto, è cambiata tantissimo, lotta giornalmente, ormai vuole che i propri diritti siano rispettati, pretende, come è stato fatto anche nei giorni scorsi, pretende dei luoghi di cura, visto che comunque ci si ammala tantissimo in questa città, i dati sono sotto gli occhi di tutti, quindi pretende dei luoghi di cura adeguati. È strano che in una città così colpita da malattie dovute, correlate all'inquinamento, anche gli ospedali non funzionino perfettamente. Perfetto, esatto. E addirittura si pensi di costruire un nuovo ospedale anziché rafforzare le strutture già esistenti, quindi insomma anche questa è l'ennesima decisione sbagliata presa dalla politica. Per quel che riguarda invece la coltivazione dei tuoi campi in via sperimentale con la canapa, ci vuoi parlare di questo progetto, del perché di questo progetto, come funziona la canapa nella bonifica del terreno e a che punto siamo con questo esperimento? Sicuramente, dopo aver combattuto per portare questi signori in tribunale, perché diciamo la denuncia parte dalla nostra vicenda e quindi i primi anni abbiamo perso del tempo per portare questi signori in tribunale. Poi abbiamo dovuto pensare a cosa fare di questa azienda che comunque era rimasta ed è rimasta ferma per tanti anni, 66 ettari di terreno che non potevano essere utilizzati in quanto c'era il divieto di pascolo e di coltivazione e continua ad esserci tutt'oggi e quindi non potevamo più esercitare le colture tradizionali che abbiamo sempre fatto da una vita, quali grano, orzo e altri tipi di cereali. E allora là c'è stato un incontro fra pazzi, lo definisco io, no? Quindi durante uno dei tanti convegni a cui sono stato invitato ho avuto la fortuna di conoscere i promotori della coltivazione della canapa. Possiamo farne i nomi di questi promotori? Esatto, come no, era il team di Canapuglia all'epoca, quindi Marcello Colao, Vladimiro Santispanna, Claudio Natile, che mi hanno illustrato le proprietà di questa splendida vegetale, proponendomi, dice, perché non facciamo una coltivazione sperimentale sui tuoi terreni così fortemente contaminati da diossina? Quando avete cominciato? È stato presentato il progetto nel 2013, facemmo un convegno di presentazione in masseria da me, quindi anche il luogo fu abbastanza simbolico, e immediatamente dopo il convegno fu fatto
ad ottobre, ad aprile che era il, diciamo, la data utile per iniziare la semina, perché la canapa va seminata fra marzo ed aprile, noi seminammo il 5 aprile di San Vincenzo, tra l'altro neanche a farla apposta, siamo partiti con questa coltivazione. Quella che abbiamo fatto pochi giorni fa è il secondo raccolto, abbiamo saltato un anno proprio per verificare i terreni come si comportano, stiamo analizzando tutti i dati anno per anno, sicuramente alla fine del 2017 avremo i risultati del lavoro completo. Oltre a bonificare il terreno, cosa intenderete fare con le coltivazioni di canapa? Noi ci rivolgeremo sicuramente al mercato tessile, perché... della bioedilizia? Esattamente, anche quello, perché comunque, cioè per fibra, quindi la fibra della canapa può essere utilizzata sia per il tessile vero e proprio, anche per la bioedilizia, come di fatti è già sorta una prima azienda che si occupa di fare ristrutturazione in calce e canapa a Monteiasi. Quindi la cosa importante è che si è aperto il centro di prima trasformazione, ce ne sono solamente due in Italia, uno si trova a Torino e uno è venuto ad aprire qui a Taranto, in provincia di Taranto. Si trova a Crispiano ed è partito, ha deciso di aprire questo centro di trasformazione sulla nostra spinta, perché la titolare, perché è una donna, venne al nostro progetto, alla presentazione del nostro progetto, è rimasta entusiasta delle potenzialità, ha capito le potenzialità del territorio tarantino, quindi ha deciso di investire fortemente, si è trasferita dal nord al sud, c'è stata un'emigrazione al contrario. Quindi complimenti, perché sei l'esempio per questa città questa sera di come i problemi possono essere trasformati con nuove idee in soluzioni. Grazie. Assolutamente, non bisogna mai arrendersi e Taranto ha bisogno di questi segnali. Difatti noi la prima semina neanche l'abbiamo chiamata la semina della speranza di un futuro diverso e migliore, non solamente per noi che stavamo iniziando una nuova attività, ma soprattutto per Taranto e i tarantini.